Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi, ma a farlo è un presentatore senza volto. Purtroppo ho fatto tardissimo per la puntata di oggi, quindi vi dovete accontentare di un video ricchissimo, ma senza il mio bel faccione. Che perdita, eh? Solo risposte sbagliate torna nella prossima puntata, voi trattenete il fiato, ma nonostante questo, mi raccomando, supportatemi, ma soprattutto datemi i soldi. Un grazie gigantesco ad Oggi Retro Games per sponsorizzare anche questa puntata. Io ho detto tutto, siamo. L'angolo della poracciata include parecchie cose, quindi andiamo con ordine. Dobbiamo ancora scoprire quale sarà il prossimo gioco misterioso dell'Epic Game Store, ma l'ultima volta mi sono dimenticato di segnalarvi che sono partiti i mega saldi sul sito. Come al solito sono centinaia di titoli in offerta e fino al 13 giugno potrete recuperare il 5% fatto su ogni acquisto in credito da spendere sullo store. Humble Bundle ha dato il via a dei pacchetti stra-interessanti. Sul canale Telegram delle offerte poracce vi ho già segnalato quello dedicato a Metroidvania, ma fosse in voi darei un'occhiata anche al Brutal Beat'em Ups e anche a quello dedicato alla saga di Monster Hunter. Veramente tanta roba. E a proposito del canale Telegram, entrate se volete rimanere aggiornati sulle migliori offerte per il fisico e il digitale. Cerco di segnalare tutte le cose più interessanti, come ad esempio la possibilità di vincere un gioco gratis grazie al giveaway poraccio su Instant Gaming. Trovate tutti i link in descrizione. Mese moscissimo per il Plus per quanto riguarda i tier Extra e Premium. Certo, Red Dead Redemption 2 è un nome di tutto rispetto, ma è più che altro un ritorno, non una novità per il servizio in abbonamento. La selezione dei classici, anche questo mese, la possiamo definire abissale. Però dietro le quinte qualcosa sembra muoversi a livello di emulazione PS2. Dei leak sembrerebbero confermare l'imminente inclusione di classici della seconda generazione PlayStation nella loro versione nativa e non in delle remaster per generazioni successive. Notizia che mette un certo hype, soprattutto la possibilità di giocare i grandi classici con tutte le comodità dettate dall'emulazione ufficiale. Però la buona riuscita di questo progetto dipenderà da quali giochi saranno proposti. Non è che il catalogo PS1 sul Premium brilli proprio per varietà. Ecco. Xbox invece va ricordato che domani sarà il turno di Hellblade 2, uno dei titoli più attesi dell'anno per quanto riguarda la lineup della grande X. Il gioco ovviamente sarà incluso nel pass e secondo me ne vedremo delle belle. Sono proprio curioso di leggere le prime recensioni e i pareri dei giocatori. Ci sarà da divertirsi. Sempre rimanendo sul fronte Xbox, dopo gli annunci disastrosi delle ultime settimane, sembrerebbe che ci sia la volontà di chiudere l'orribile capitolo Redfall con una nota positiva. Nonostante la prematura chiusura dello studio, a quanto pare, la major update prevista per il titolo verrà pubblicata prima della chiusura definitiva del supporto al titolo. Tra le tante cose, questo significherà anche l'arrivo di una modalità offline, così nel caso se qualcuno volesse giocare a Redfall tra una ventina d'anni, preso da una botta di nostalgia, beh, potrà farlo senza problemi. Dai! Chi ha detto botta di nostalgia? Ah, sono stato io. Beh, beccatevi una vera botta di nostalgia. Il mitico canale Kikizo, che già dispone di un archivio storico immenso, ha appena ricaricato un'intervista risalente al 2004 di Satoru Iwata. Per la prima volta, disponibile nella sua interezza e in HD, questa chiacchierata ha un grandissimo valore storico ed è anche un bel po' emozionante. Io ve la butto lì. Che ne dite di una bella live reaction fatta insieme per celebrare una delle figure più amate della grande N? Ma prima di continuare con il video vi devo assolutamente parlare dello sponsor di oggi, Otoji Retro Games. Se siete appassionati di retro gaming dovete assolutamente farvi un giro su Otoji Retro Games, un sito con un catalogo in continuo aggiornamento dove troverete di tutto, dai titoli più comuni a prezzi stracompetitivi fino ai pezzi più ricercati in condizioni eccellenti, roba per palati fini insomma. Che siate collezionisti Nintendo, appassionati Sony, nostalgici Sega o ossessionati da Xbox, ce n'è veramente per tutti i gusti e vi consiglio di guardarvi ogni settimana le novità che vengono caricate su Otoji Retro Games e anche le anticipazioni che arrivano sui social, lì troverete delle vere chicche. Ma se avete perso la passione o semplicemente dovete liberare spazio dentro casa, Otoji Retro Games offre anche un servizio di ritiro dell'usato. Trovate tutte le informazioni sul sito. Che dire, ancora grazie a Otoji Retro Games e andiamo avanti. E ora passiamo alle notizie del giorno. Ci sono diverse cose di cui parlare riguardanti Nintendo, per oggi però vorrei trattare un rumor che trovo molto intrigante e come al solito apre a una discussione stra interessante. Ci sono voci riguardanti una probabile presenza di un
titolo di Zelda durante il prossimo Direct. Vediamo di cosa si tratta. Le indiscrezioni partono da Papagino, uno youtuber di cui magari vi ricorderete, in quanto in passato è stato coinvolto in alcuni leak che si sono poi avverati, come ad esempio il remake di Super Mario RPG. Circa una settimana fa, Gino ha postato uno screenshot che mostra alcune concept art dedicate al personaggio di Zelda in Tears of the Kingdom, con una descrizione riguardante la voglia da parte dei fan di un titolo della serie con protagonista proprio la principessa. Se però si andavano a unire tutte le maiuscole presenti all'interno del post, ne usciva fuori la frase "This is a hint", questo è un indizio. In un podcast dove recentemente è stato ospite, si è esposto ulteriormente. Gino non vuole entrare nel dettaglio, ma mentre i concept artwork di Zelda erano solo un pretesto per lasciare un indizio, allo stesso modo quel post non è stato fatto casualmente, anzi il leaker è sicuro che qualcosa stia bollendo in pentola. Un qualcosa di cui potrebbe parlare nuovamente in un video dedicato ai rumor sul Direct di giugno, ma che per certo non è collegato alla versione rimasterizzata di Breath of the Wild per la next gen Nintendo. Quindi di base possiamo affermare questo. Sappiamo che ci sarà un Direct a giugno e a quanto pare c'è un titolo di Zelda in cantiere ed è probabile che ne sentiremo parlare proprio durante il prossimo Direct. Questa produzione sembra essere pensata appositamente per Switch, idealmente per coprire la seconda metà di quest'anno. Quindi a questo punto possiamo divertirci a immaginare cosa stia bollendo in pentola. Ovvio che non si tratta di un nuovo titolo della serie principale, quindi possiamo aspettarci un altro spin-off in stile Hyrule Warriors, o magari un remake ad opera di Grezzo, o perché no, delle remaster, come ad esempio le tanto desiderate riproposizioni su Switch di Wind Waker e Twilight Princess. Secondo voi, vedremo qualcosa del genere durante il Direct di giugno? E mentre Nintendo sembra intenzionato a voler continuare dritta per la sua strada proponendo una console molto simile a Switch, Sony potrebbe riaffacciarsi in grande stile nel mercato delle portatili. I rumor si sprecano, ma sono anche molto particolari. Di base si parla già da un po' di una possibile collaborazione tra Sony e AMD per creare il cuore pulsante di una nuova PlayStation Vita, ma ora un annuncio di lavoro pubblicato da Sony in Giappone sembra dare qualche indizio in più. Sony sta cercando degli sviluppatori in grado di mettere su dei sistemi che garantiscano la compatibilità dei software su differenti architetture di CPU. Citando testualmente la traduzione, si cerca qualcuno in grado di sviluppare sistemi che permettano a programmi sviluppati per le nostre console da gaming di girare su altre console con architetture differenti. In realtà questo non significa necessariamente che ci sia in cantiere una nuova console portatile dall'architettura differente rispetto a una PS5, ma potrebbe anche indicare la volontà di espandere le proprie pubblicazioni su quante più piattaforme possibili, comprese la nuova Switch o il mercato dei mobile, una visione del futuro che coincide abbastanza con la volontà attuale di Sony di andare ben oltre i confini di PlayStation. Però a questo aggiungo anche un altro rumor, originato da un giornalista russo che ha condiviso questa indiscrezione. Sony si starebbe preparando sì al lancio di una nuova console portatile, ma questa non sarebbe una vera e propria next gen, quanto piuttosto un device in grado di far girare nativamente, non tramite streaming come il PlayStation Portal, tutta la libreria PlayStation 4, inclusi i porting per PC usciti negli ultimi anni. Insomma, si tratterebbe di una sorta di competitor diretto di Steam Deck da affiancare alla PS5 e non a un eventuale next gen Sony. Per carità, come progetto sarebbe anche interessante, ma forse rischierebbe di arrivare troppo a cavallo delle due generazioni. Se l'intenzione di Sony è quella di sviluppare un'unica versione dei suoi software da portare poi su quante più piattaforme possibili, questa nuova PlayStation Vita riuscirebbe veramente a reggere il passo con i tempi e a sopravvivere anche a un eventuale next gen? Non lo so, ditemi la vostra. E questo poracci è tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video, che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo mi raccomando, fate i bravi, riposatevi dormendo sonni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro TG Poro, Michele in ritardissimo, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione dei video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che poracci si diventa! Ha detto bot 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 bot.